altro fiorellino. Sono un testimone morto dalle risate. Vi ricordate l'ordine di ieri? È finito. Non resiste neanche un giorno. Io sono disperata. Adesso butto via tutto. Così voglio vedere cosa mettono in disordine. Niente. Vero Maurizio, di la tua. No! Maurizio, non posso metterlo questo sul video! Mi dissocio! No, ma tu tagli proprio anche me! No, io non taglio te! Sì! No! Sì! No! Ti si vede solo la crania! Ma io non ti taglio! Saluta! Però, ciao! Poi me che me ne vado di là! No. Smettila! No, no, ciao, no, no, ciao, no! Ciao! No. Ciao! Ti prendi ti appartiene perché io... Se trovo della cerchia nella cavata, io non vado. Ciao. No! Io avevo 35 di legno, non posso durare. No! Ecco perché Maurizio non è mai nei video, non perché io non lo voglio filmare, perché perché non ho un marito. Ce l'ha il marito, solo che lui non vuole essere filmato. È per quello che non lo vedete mai. Adesso andiamo a preparare la cena. Ma cosa vuol dire, Pia? Non si gioca coi pennarelli, Pia, che poi ti sporchi tutta in faccia. Cosa fai? Bevi dal bicchiere? L'acqua trasparente perché non c'è niente dentro? Mmm, che buona l'acqua, vero? Vina? Acqua, brava! Vado a preparare la cena, va? Ciao, ciao! Niente minestra, perché abbiamo ancora le carote bollite che ho fatto cuocere per pranzo. Quindi, a parte Manuel che ha le carote a julienne perché queste bollite a lui non piacciono, noi mangiamo carote bollite e poi tutti quanti la mozzarella. E poi ovviamente il pane, perché quello lì non manca mai. Cioè, e basta. Quindi questa è la nostra cena. E niente. E voi invece cosa mangiate in questo venerdì 20 novembre per cena? O cosa avete mangiato, perché quando voi vedrete questo video sarà già passato un po' di tempo. Stiamo preparando la cena, oggi è sabato e come da menù facciamo la pizza, ma come vi ho già fatto vedere l'altra volta la facciamo un po' particolare, cioè col pane. Per loro userò vari tipi di pane senza glutine, anche questo qui da bruschetta, e per noi usiamo questo qui invece grosso, anche questo qui da bruschetta. E boh. Quindi adesso andiamo a preparare, qui abbiamo vari ingredienti. E ci dobbiamo anche sbrigare perché sono già le 7 e alle 9 stasera c'è la prima diretta, quindi, cioè in realtà è la seconda, però la prima fatta così di sera, eccetera eccetera, dal telefono, da quando abbiamo 1000 iscritti, perciò ci dobbiamo muovere. Buongiorno, allora sono due giorni che praticamente non ci vediamo, vedete solo quello che faccio. Per pranzo ho messo su questo brodo che è fatto con i dadi senza glutine, perché faccio il risotto con i formaggi. Vi farò vedere un po' i passaggi, ma è veramente semplicissimo. Qui mi sono fatta un po' di tè verde che adesso vado a zuccherare, cioè no, in realtà ci metto una bustina di dolcificante, basta, se no. E niente, adesso devo andare a tirar fuori la roba dalla lavatrice e a mettere a lavare di nuovo il piumone dei cani, così poi lavo il pavimento in cucina. Allora, per prima cosa la ricetta dice di affettare sottile una cipolla e di metterla a soffriggere con il burro. Io l'ho fatto, vedete? Adesso dice di aggiungere il riso e di portarlo a cottura. Ovviamente in confronto alla ricetta dice 400, io ne butterò
giù un chilo, perché comunque ci dobbiamo mangiare tutti quanti e se no non basta. Quindi adesso vanno a buttare il riso. Alla fine ho messo giù 1,2 kg, perché al massimo se poi avanza lo mangiamo in un altro momento. Buongiorno Giorgia, è quasi l'una e si è appena svegliata, ma tutto va bene. Giorgia, dormi in giorno. E quindi adesso con il brodo lo andiamo a far cuocere come si fa con un normale risotto. Quando poi è l'ora di mettere, intanto si preparano i formaggi a pezzettini. Adesso li prendo e ve li faccio vedere, perché poi si devono mettere più in là, però uno inizia già a prepararseli a pezzetti. Allora, i formaggi che ci serviranno sono gorgonzola. Poi voi potete prenderlo come volete, potete prendere anche quello piccante. Io prendo quello dolce perché comunque poi lo devono mangiare anche i bambini. La fontina e il taleggio. Allora, la ricetta dice, ve la faccio vedere, guardate, 50 grammi per ogni tipo di formaggio per 400 grammi di riso. Avendo fatto io 1,2 kg di riso, devo fare ogni tipo di formaggio per 3. Quindi 150 grammi per ogni tipo di formaggio. E perciò adesso lo vado a pesare e inizio a tagliarli. Facendo risotto i quattro formaggi. Sì. Vedi che grande chef che ho indovinato subito. In mezzo c'è anche il gorgonzola. Mamma, quello è risotto tre formaggi. No, e poi c'è il parmigiano, ma si mette dopo. Scusa, per favore, portala di là. Vai. Guarda questo crocino. La sedia come prima, chissà come il taleggio non l'ho mai mangiato, sembra ammuffito, ma non è, è come il gorgonzola. Allora, adesso mi prendi per favore i contenitori nel mobile? I contenitori nel mobile? Due, lassù in cima, ci arrivi? Due, quelli che vuoi. Sì, ci devo mettere dentro il formaggio tagliato a pezzi. Ci vanno. Un pezzettino di taleggio. Questo adesso mi serve da mettere lì. Questo è tutto il taleggio che uso. Adesso che praticamente, come vedete, il riso è cotto, io ho tenuto
un goccino di brodo, perché c'era, diceva di tenerlo comunque. Vado a buttare i formaggi. Ma quel cubetto non vuole andare giù? Adesso li prendo. Ok. Adesso devo ancora prendere il gorgonzola. Ho aggiunto anche il gorgonzola. Adesso devo mescolare. E aggiungere anche quel pochettino di brodo, perché sennò si brucia tutto qui. Ora adesso vi metto giù, perché sennò non ce la faccio. Ci va anche il parmigiano, però c'è scritto nella ricetta di metterlo dopo, quando praticamente lo andiamo a mettere poi nel piatto. E invece è che deve rimanere così, ecco, vedete, cremoso. Infatti io ho spento il fuoco e adesso vado a mettere qualche minuto il coperchio sopra, così almeno il formaggio si scioglie bene. E così, ecco, che vabbè, non ci sta benissimo, però non riesco più a farlo stare sopra a... Ok. E intanto prepariamo il tavolo. Manuel mi sta aiutando a preparare il tavolo e così poi ci mettiamo a mangiare. Stavo guardando il video di Valentina di una fetta di paradiso, dove ha fatto degli acquisti su Amazon che faceva vedere, e c'era un calendario dell'avvento vegan e senza glutine, che noi ovviamente abbiamo già ordinato appena l'ho visto, per Gabriele, quindi poi appena arriva, diciamo, ve lo faccio vedere così. Ma poi Gabriele lo andrà ad aprire tutti i giorni, ogni, durante l'avvento, diciamo. E invece per gli altri bambini, oltre a quello che appunto gli farò io, cioè gli facciamo noi, io e Maurizio, ci sarà quello che vendono normalmente nei supermercati a 99 centesimi. E... per Pia non lo so, perché è veramente molto piccola, secondo me, per mangiare tutti i giorni del cioccolato, quindi penso che eviteremo. Magari uno di loro gli darà proprio un pezzettino minuscolo, giusto perché così almeno ce l'ha anche lei, ma proprio un cioccolatino intero è ancora troppo piccola, e se no gli si rovinano subito i dentini, vorrei evitare. Quindi niente, adesso andiamo, così ci mettiamo a tavola, ve lo faccio poi vedere finito dentro il piatto. Il primo piatto, noi il primo piatto l'abbiamo già finito. Infatti adesso aspettate che io mangio. Bella. I'm a coming. Ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao! Ciao.